1956, proveniente da una buona famiglia americana, irrompe nel collegio Santa Claus di Zurigo, esuberante Deborah Collins, che, presentatasi con un numero di parolacce yankee bastanti a dimostrare la propria spregiudicatezza, anziché dedicarsi allo studio, si impegna nella ardua impresa di fare perdere la verginità a se stessa e alle inibite compagne. A tal scopo, Debbie fonda la Società Anonima dell'Amore e, basandola su prestazioni a pagamento, ella spera di dare in tal modo coraggio agli imbrenatissimi partners. Dunque, il regista francese, già autore del cervellotico L'uomo che vede il suo cadavere, sembra più interessato alle ricerche tecniche che non alla pornografia. Tutto sommato, infatti, il film è meno perverso di quanto la materia avrebbe propiziato. Tuttavia, essendo il raccontino incerto tra pushade erotica e ironia, navigando troppo nelle banalità, finisce nel numero di quegli spettacoli che, non dicendo nulla di valido, vengono consumati soltanto per gli aspetti deteriori. La regia di André Faragi, con Nastassja Kinski, Jerry Sonsquit, che lo ricordiamo anche in Non aprite prima di Natale, prima che un tragico destino lo portasse via, Veronica Delburg, Caroline Horner. In genere commedia libertina, dal romanzo Passion Flower Hotel di Rosalind Erskine. Colonna sonora Francis Lai, durata 100 minuti, origine Germania occidentale, Francia e Austria nel 1977, film vietati ai minori degli anni 18. Signori, grazie per la cortese attenzione, alla prossima recensione, alla prossima puntata.